Buonasera a tutti, benvenuti qui sul canale Expedition, viaggio nella scrittura del tempo. Questa sera affrontiamo un tema affascinante, devo dire veramente affascinante. Abbiamo qui l'autrice del libro Per sempre, Il mito del vampiro. Do il benvenuto a Barbara Buttiglione. Benvenuta, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Sì, guarda, mi permetti veramente di affrontare un tema che per me è bellissimo. Insomma, il mito del vampiro mancava qui su Expedition, mancava nella scrittura del tempo, nel viaggio del tempo. Guarda, veramente lo trovo, almeno a me, ha sempre affascinato tantissimo. Comunque, prima di passare un po' alle domande, ti presento, ti definisci una lettrice appassionata e vorace prima ancora che scrittrice. Giustamente, ami la letteratura inglese e vittoriana in particolare. Parli inglese anche fluentemente, contribuisci quindi a lavori di traduzione a livello internazionale e organizzi lezioni di letteratura in inglese, no? Sia online e anche in presenza. Poi dal 2014 hai scritto e diretto spettacoli musicali su Oscar Wilde, John Lennon, Luigi Tenco, con un successo e gradimento anche inaspettati. Hai presentato molti autori e autrici nelle varie rassegne letterarie alle quali collabori con l'obiettivo proprio di promuovere la letteratura. E hai pubblicato due romanzi, vero? Sì, il Primo dal titolo, te lo faccio dire. Conte. Conte. Il Conte è una sorta di sliding doors per Sissi, l'imperatrice Sissi. Mi hanno detto che solo gli animi inquieti riscrivono la storia e mi ritrovo abbastanza in questa definizione. È vero, sicuramente sì, è vero. Condivido questa cosa. Poi il secondo l'ho Il chiesto secondo è alle L'ho chiesto alle stelle. Questo l'ho ambientato in epoca vittoriana a Londra, tanto per fare qualcosa che proprio parla di quello che mi piace di più, e ho inserito una geisha, Mizuko, che vive a Londra in quel periodo e che conoscerà due uomini che in qualche modo entreranno nel suo destino. E non spoilerò, non so neanche se si trova ancora online, perché sai che con gli editori è sempre un sempre terno al lotto, tranne che con Argento Dorato, con le quali veramente mi sono trovata benissimo. sì, E poi magari ne parleremo. Sì, salutiamo salutiamo Argento tutto il team di Dorato, Argento Dorato. assolutamente sì, tra l'altro è anche un iscritto al canale Expedition. Certo. Attento. Però sì, assolutamente Leonora, ecco, è l'occasione. E poi hai scritto un saggio, Questo grande amore è il mio vanto. Sì, sono particolarmente orgogliosa di questo saggio, anche se diciamo, a livello, come dire, commerciale, diciamo, non ha avuto il successo, ma diciamo, non si scrive Certamente. specialmente in Italia, non si scrive certamente per poter vendere decine, centinaia di migliaia di copie. L'ho scritto perché ci tenevo moltissimo a raccontare le storie di tre coppie di poeti all'interno della letteratura inglese, che sono Mary e Percy Shelley, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Sylvia Plath e Ted Hughes. In Capito. queste tre coppie, Interessantissimo. marito e moglie, entrambi poeti, scrittori, autori, e quindi ho voluto indagare come una coppia vive nel momento in cui entrambi rincorrono il sogno di pubblicare e di diventare scrittori o scrittrici famose. Bello, bellissimo anche questo saggio, complimenti, io ti vorrei intervistare Grazie. su tutti e tre, guarda, su tutti e tre, però Ok. questa sera facciamo Sì, ci ovviamente concentriamo su Sua io Eccellenza. con Sua Eccellenza, anche perché io veramente ho esordito un po' nel promo, no? Dicendo questa frase, cioè parlando, perché questa frase per me è evocativa e ha un potere veramente incredibile. Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. Ecco, è proprio una frase da pelle d'oca, insomma, e proprio Assolutamente. questo, diciamo, in questo tuo libro, no? Che l'hai intitolato proprio Per sempre.
che è proprio il Esatto. mito del vampiro. Io faccio vedere un po' la copertina, Eccolo molto qua. rossa, Sì, molto molto pop. pop. Però è un, appunto, è un libro dove tu, ecco, ti chiedo innanzitutto, com'è nata questa idea di questo saggio? Qual è stato un po' il tuo focus? Da dove parte? Allora, come per tanti autori e autrici che potrei definire colleghi e colleghe, è nato durante il lockdown. Questo va da sé perché chiaramente con tanto tempo a disposizione, stando in casa, ho cominciato a riguardare per l'ennesima volta in TV tutta la saga di Twilight, di cui sono una grande appassionata. Poi ti spiegherò anche perché. E quindi ho rivisto tutti i film uno dopo l'altro e ho cominciato a farmi delle domande. No, questo è il vampiro moderno, il vampiro glam, il vampiro elegante, bello, no? Con la Volvo, eccetera. Questa casa bellissima, va bene. Però, tornando indietro nel tempo, appunto, mi sono domandata come nella letteratura è stato raccontato il vampiro. Non credo sia stato sempre così bello, così affascinante. E quindi ho cominciato a ricercare, a fare ricerche, soprattutto, appunto, nella letteratura e ho scoperto in effetti un mondo di cui sapevo solo qualcosa e quindi fondamentalmente mi sono messa a studiare prima di tutto. E quindi ho scoperto, come forse pochi sanno, che il primo vampiro della letteratura, parliamo di letteratura, non di folklore o leggende, parliamo di letteratura. Il primo vampiro non è Dracula, come molti e molte probabilmente immaginano, pensano o danno per scontato. Il primo vampiro è stato concepito da John William Polidori, che era il medico personale di Lord Byron e Lord Byron. che insieme a Mary Shelley e Percy Shelley in una notte in Villa Diodati a Ginevra si lanciano questa sfida. Lord Byron dice: scriveremo ognuno una storia di fantasmi e poi ognuno leggerà la sua davanti a tutti. Quindi questa scintilla scatena in Mary Shelley un incubo che le farà concepire, scusate se è poco, Frankenstein o il moderno Prometeo. Una Certo. ragazza di 18 anni che concepisce un romanzo da implicazioni sociologiche, filosofiche, antropologiche immense, è davvero un risultato incredibile. E Sì. nello stesso periodo, John Polidori immagina questa prima novella sul vampiro e lo chiama proprio The Vampire. Il vampiro di Polidori, Lord Ruthven, è un uomo affascinante, ricco, che frequenta il bel mondo, diciamo, in Inghilterra. Quindi, questa è la prima, diciamo, immagine in letteratura di un vampiro romantico, come ne definiremo naturalmente, che si avvicina di più al vampiro a cui noi, diciamo, normalmente nel nostro immaginario facciamo riferimento. No, E certo. quindi il mio focus è stato proprio quello di seguire l'evoluzione del vampiro in letteratura. Quindi nasce durante proprio una sorta di sfida, così, no? Di dire ognuno di Sì. voi durante un incontro, una cena, non lo so, era quello che era una. In realtà loro erano riuniti in questa villa in vacanza durante l'estate del 1816, che è passata la storia come l'anno senza estate, in realtà, perché l'eruzione del vulcano Tambora in Indonesia era stata talmente prorompente da oscurare i cieli anche in Europa. Quindi non si ebbe una vera e propria estate in Europa, cieli sempre coperti, bui, pioggia, anche i raccolti non furono portati a termine perché non c'era mai il sole. Quindi in quest'estate così particolare, anche un po' inquietante se vogliamo, un po' creepy, questi autori si trovano appunto in vacanza in questa villa
in cui, diciamo, durante la sera o durante le giornate in cui non si poteva uscire perché pioveva, leggono racconti dell'orrore, racconti spaventosi, come si chiamavano all'epoca, e parlano moltissimo delle scoperte scientifiche. Il galvanismo, soprattutto, era uno degli argomenti all'ordine del giorno per loro menti superiori. E quindi questa sfida raccolta da Lord Byron dà come frutto sia Frankenstein di Mary Shelley che il Pazzesco. primo vampiro in letteratura. Pazzesco, ma senti, allora da lì parte la storia del vampiro, The Vampire, se hai detto. The Vampire, sì. Vampire, ecco. E poi praticamente si sposta, cosa accade dopo? Facciamo sì. Sì, facciamo una specie di cronistoria, Sì, diciamo. sì, sì, sì. Allora, chiaramente, essendo Byron un autore molto importante all'epoca, era considerato un maestro fra i poeti, soprattutto i poeti inglesi, ma aveva una eco in tutta Europa. Si pensa, ma non si ha certezza di questo, che la novella di Polidori in realtà sia stata pubblicata sotto nome di Byron proprio per renderla più popolare, perché probabilmente con il nome di Polidori probabilmente non sarebbe Certo. arrivata, diciamo, ad avere successo. O addirittura si pensa che Polidori, arrabbiato, furioso con Lord Byron, che lo trattava malissimo, pubblica a nome di Byron questa novella, non immaginando minimamente il successo che avrebbe avuto, non solo, ma l'impronta indelebile che avrebbe lasciato nella storia della letteratura, non solo, ma dell'immaginario collettivo. Quindi questo romanzo, questa storia, diciamo, questa novella viene fuori in Inghilterra, ma in realtà influenza gli autori di tutta Europa, Mérimée, Gogol, Balzac, lo stesso Maupassant che scrive più in là Le Horla, di cui parlo anche nel Per sempre, si fanno suggestionare da questa figura così affascinante. E quindi ognuno in Francia, in Austria, in Germania, scrive una novella sul vampiro. Nessuna di queste però avrà il successo enorme che ha poi il vampiro di The Vampire di Polidori, che sarà fonte di ispirazione sia per il successivo Carmilla di Sheridan Le Fanu, autore irlandese, che anche sarà una base fondamentale per Dracula di Bram Stoker. Quindi nel mio libro passiamo appunto da The Vampire di Polidori, passiamo a Carmilla di Le Fanu, un racconto molto poco conosciuto ma molto bello, scritto benissimo, ambientato in Siria, quindi in Austria. Poi passiamo chiaramente a Dracula, che è stato un fenomeno editoriale di pubblico pazzesco, clamoroso, fantastico, anche perché è il primo romanzo consistente. Parliamo di un romanzo di 500 pagine circa, quindi non più una novella, un racconto, Infatti, ma un immagino, romanzo no, corposo. ma infatti, secondo te, cioè, ne devono essere uscite quante versioni? Cioè, una Migliaia. cosa che appunto io ti chiedo giusto ma secondo te, qual è la versione che veramente vale la pena leggere? Di Dracula parli? Su Dracula c'è. No, Allora. immagino una domanda proprio però pensa cosa è uscito di tutto, no? Ma infatti, è per questo che diciamo il fascino del vampiro rimane inalterato nel tempo, proprio perché questa conquista avvenuta con Dracula ha influito in maniera inimmaginabile sugli altri autori e sui romanzi successivi. Nessuno può fare riferimento a un vampiro senza pensare a Dracula. Noi stesse, quando parliamo di un vampiro, in mente la prima immagine che ci viene è quella di Dracula. Va da sé, Assolutamente. anche se nel tempo è cambiato molto, anche proprio fisicamente, perché la descrizione di Stoker, di Dracula, è molto particolare, non è il bell'uomo tipo Lord Ruthven che abbiamo conosciuto con Polidori, anzi, come lo definisce il professor Andreoli nella prefazione dell'edizione Burrizzoni di Dracula, è un non uomo, non è un mostro, ma non è neanche una creatura
comprensibile, cambia nel tempo, acquista forza, diventa invisibile, non ha riflesso nello specchio, può trasformarsi in animale, può trasformarsi in nebbia, quindi è qualcosa che sfugge proprio alla definizione umana, no? Però a maggior ragione, proprio per questo motivo, per questo suo inalterato potere nel tempo, continua ad avere un successo nell'immaginario collettivo impressionante, cioè la mole di lavori usciti Oh. successivamente Per è immensa. questo mi chiedevo, secondo te, qual è forse uno dei più belli da leggere, ecco, anche come perché Io sono. ti dico, sono legata particolarmente a Dracula perché l'ho letto in un momento particolare in cui mi ha suggestionato moltissimo. Poi trovo vincente la struttura sia epistolare che diaristica, per Sì. cui in Dracula si alternano pagine di diario di Jonathan Harker a descrizioni addirittura utilizzate il magnetofono, diciamo, all'epoca. Viene descritto il dottor Stewart che descrive quello che vede al magnetofono e poi la signora Harker trascrive. Quindi abbiamo trascrizioni, abbiamo lettere e abbiamo pagine di diario. Quindi è una forma molto interessante di scrittura per cui abbiamo uno sguardo quasi a 360 gradi sulle vicende, da quindi i vari protagonisti della storia. Quindi per questo risulta molto affascinante. Però non trascurerei Carmilla, che è un bellissimo racconto, come ho detto prima, di Le Fanu, e poi sicuramente Intervista col vampiro di Anne Rice. Intervista col vampiro, anche quella. Bellissimo, sì. Dunque, secondo te, ecco, parte, quindi sono le figure più affascinanti su cui tu ti soffermi, diciamo. Sì? Quelle che hanno avuto anche più successo, diciamo, nella storia Queste, della alla fine, letteratura. infatti. Ma allora, perché? Domanda fondamentale, comunque c'è cioè la figura del mito, insomma, la figura del vampiro resiste così nel tempo. Ecco, proprio per quello che dicevo, cioè secondo me già sappiamo che nella classifica delle aspirazioni umane il desiderio di vivere per sempre rimane molto alto in classifica. Ecco, Infatti, ma anche quindi. tutto il vivere per sempre, l'amore per sempre. Esatto. Infatti io esordisco dicendo insieme per sempre. Questa, diciamo, è l'ideale che magari molte lettrici e lettori che si accostano ad un romanzo cercano di trovare, no? Delle relazioni che Sì, durino per sempre, delle relazioni assolutamente. talmente affascinanti, talmente intriganti che possano durare per sempre. Questo è uno degli elementi della letteratura che affascina di più i lettori. Quindi, Assolutamente. sicuramente questo vivere, poter vivere per sempre, affascina ancora lettori e lettrici dei tempi nostri. E poi anche il fatto che comunque la storia del vampiro va avanti, nel senso che ci sono articoli che escono oggi, non 10 anni fa, ma oggi, che ci parlano di ritrovamenti di Infatti. tombe in cui troviamo cadaveri, legati con dei lucchetti, per No, ma esempio. infatti ho visto questo articolo proprio su questi cadaveri trovati in Polonia, vero? Se non Sì, sbaglio. in Ecco, proprio una Polonia. notizia di qualche giorno fa, cioè poco tempo. Esatto, quindi come vediamo, non stiamo parlando di qualcosa che ormai ha un suo fine nel tempo, di qualcosa di vecchio, di antico, anzi al contrario, stiamo parlando di una figura che tuttora attira moltissimo l'immaginazione collettiva e non solo, ma abbiamo, se vogliamo chiamarle così, prove, diciamo, della probabile esistenza di figure tanto inquietanti nella storia, soprattutto nell'est europeo. Infatti, ma lì in questo articolo parla di, hai potuto approfondire, parla di cadaveri, cioè quanto risale questa cosa, in cadaveri a quanto tempo? Allora, pare che, tra l'altro, la cosa che fa più impressione è che sia un bambino quello ritrovato. Sì. Quindi, questo bambino in realtà sarebbe stato identificato come un possibile revenant,
risorgente. Cioè, la cosa che più impressiona è che nel folklore non viene appunto narrato un fantasma, cioè una persona la cui anima torna in vita a disturbare i vivi. No, qua parliamo di persone che con il corpo ritornano in vita e vanno a succhiare il sangue dei propri cari o delle persone che abitano nel loro paese. Quindi l'immaginario, secondo me, è stato così fortemente impressionato da questi racconti che appunto anche avere notizie così recenti di un ritrovamento di un cimitero antico in Polonia riporta alla nostra mente quella figura, la figura con le zanne, con i denti aguzzi che penetra nel collo delle sue vittime. Tra l'altro, sappiamo, come racconto nel libro, che non stiamo parlando solo di superstizioni, ma parliamo di Maria Teresa d'Austria, l'imperatrice, che manda i suoi medici per tutto il regno a cercare di capire che cosa succede, perché questi contadini riesumano i corpi, gli mozzano la testa e la bruciano. È una cosa incomprensibile per l'imperatrice. Per cui queste usanze, diciamo così, che sappiamo tra l'altro negli Stati Uniti sono rimaste legali fino ai primi del Novecento, quindi non stiamo parlando del Medioevo. Stiamo parlando di qualcosa di Certo. molto vicino a noi che è rimasto ancora nell'immaginario molto potente. Senti, ma tu personalmente ci credi al vampiro, cioè all'esistenza del vampiro? Allora, A sì e parte i no. vampiri energetici che ce li ritroviamo tutti quanti, Esatto, esatto. e vabbè, quelli li lasciamo da parte. Esatto. Quelli sfido chiunque, diciamo, a dire che non esistono, perché Certo. esistono. Ok. Quindi, così come, diciamo, racconto nel libro, quello che io voglio non è sicuramente convincere nessuno né dell'esistenza né della non esistenza dei vampiri, perché personalmente non mi ritengo all'altezza di poter prendere una decisione così drastica. Anche se tu mi chiedi per gli alieni, io sono piuttosto possibilista, nel senso che io non ho la pretesa di sapere Certo. tutto quello che accade nell'universo, quindi perché dovrei dire di no? Io non li ho mai visti, ma questo non vuol dire che non esistano. Allo stesso modo, io non ho mai visto un vampiro, però posso immaginare che non credo che tantissime migliaia di persone si siano fatte nei secoli trasportare semplicemente dall'immaginazione e magari non sia, non so, forse un difetto genetico, una malattia, qualcosa che porti queste persone a trasformarsi in vampiri. Tra l'altro, il caso di Bram Stoker è molto interessante. Io, diciamo, l'ho scoperto appunto studiando, come ti ho detto, e leggendo questo libro, che è Dracul, scritto dal nipote Dacre Stoker e da J.D. Bache. Allora, in questo romanzo, come vedi, è bello corposo, Eh sì. è un romanzo importante, l'ho letto, veramente l'ho divorato perché è molto appassionante, e nella postfazione il nipote di Stoker, che quindi è al corrente della storia vera di quest'uomo, ci suggerisce che probabilmente, rimaniamo nel campo delle ipotesi, ovviamente, Bram Stoker è stato guarito da bambino da un morso sul polso, su cui recava due puntini a qualche centimetro di distanza. In questo libro il nipote fa risalire questa storia alla tata di famiglia, Ellen Crone, che pare abbia guarito Bram Stoker da bambino. È notorio che Bram Stoker fosse un bambino malato, è stato più volte sul punto di morire, con febbri altissime, si alzava raramente da letto perché non riusciva nemmeno a mettere un passo dopo l'altro. E poi, nella sua vita da universitario, diventa campione di marcia, di nuoto e di vari altri sport impegnativi. Quindi questo fa supporre che
in una notte in cui i genitori avevano perso completamente le speranze di recuperare Bram, questa tata, Ellen Krohn, lo morde sul polso e lo riporta alla vita. È chiaro che io non ho certezze per confermare questa storia, però è molto affascinante quello che ci scrive il nipote di Stoker, Ducker. Tra l'altro ha aperto un sito web bellissimo dedicato a Bram Stoker, è solo in inglese, quindi ne consiglio la consultazione, però sappiate che è solo in inglese. Senti, ma anche questo è un particolare, vedi, che stai raccontando, è interessantissimo, cioè è abbastanza. Cioè, Sì, tra l'altro le novità su Dracula che scrivo nel mio libro sono del 2017, quindi sono recentissime sul romanzo, però non voglio spoilerare, c'è scritto il nome del libro. Senti, tra tutte le opere che hanno come protagonista appunto il vampiro, no? Oppure anche la vampira. Certo. Qual è la tua preferita? Come ho detto prima, sicuramente Dracula è il mio romanzo Quello. preferito. Però ancora non mi hai detto su Sicuramente. quale edizione si può andare uno a consultare un Dracula Secondo veramente. me la migliore è quella Aspetta. edizioni Aspetta che si sente. Rizzoli, Aspetta, per cui c'è aspetta, anche una bellissima prefazione che consiglio. aspetta. Aspetta che è andata via un attimino la voce. È andata via, ripetilo. C'è stato un Ok, problema di aspetta. connessione. Mi senti adesso? Sì? Sì, ok. Qual è? Allora, dicevo, sicuramente la versione italiana migliore è quella di Burr Rizzoli, con la prefazione del professor Vittorino Andreoli. Una bellissima prefazione che dà delle chiavi di lettura molto interessanti sulla figura di Dracula. E poi consiglierei sicuramente la lettura di Carmilla, che non è molto conosciuto, però aggiunge al fascino del vampiro l'attrazione di una vampira per una ragazza, quindi un rapporto, diciamo, sapfico molto interessante, molto intrigante. Comunque, poi almeno io ho, vabbè, Twilight perché ti è piaciuto? Dimmelo, passando al vampiro moderno, cioè proprio. Anche io ho Allora visto, perché a parte io mi sono vista anche tutto Underworld, tutti i Lycan contro i vampiri, cioè me li sono visti sì, tutti, appassionata, anche quelli mi hanno veramente appassionato, sì. sì. Per Twilight, diciamo, c'è un legame affettivo che mi lega a mia figlia, per cui con lei ho cominciato a conoscere questa saga. Cioè, lì un giorno torno a casa, frequentava le scuole medie, torno a casa tutta eccitata, disse: "Mamma, è uscito questo romanzo bellissimo". Io guardai la copertina e dissi: "Vabbè, sarà l'ennesimo caso editoriale, cioè di pessima qualità", quindi cominciai a leggerlo con molte riserve, diciamo. Però leggendo, leggendo, diciamo, mi ci sono appassionata, l'abbiamo letto insieme, siamo andate insieme a vedere i film man mano che uscivano, Certo. quindi è diciamo, ho un legame affettivo, ecco, con questa saga, e anche perché la trovo, per quanto diciamo ci siano state specialmente sui film, ma anche sui libri, notevoli critiche, certamente non stiamo parlando di un capolavoro letterario, eh? Cioè, su questo voglio essere chiara. Non stiamo parlando neanche di capolavori della storia del cinema, però possiamo riconoscere a Stephenie Meyer il merito di aver ridato vita, impulso nuovo ai vampiri. Possiamo anche riconoscere il merito di aver inserito anche la leggenda dei licantropi, dei Quileute, che lei cita nel libro, che sono gli antagonisti, i werewolves, all'interno della storia, e che hanno anche loro un retaggio leggendario molto importante nella storia degli Stati Uniti.
Per cui, tra l'altro, trovo particolarmente interessante il fatto che abbia citato dei grandi romanzi della letteratura, tra cui il mio preferito in assoluto, fuori classifica, che è Cime tempestose di Emily Bronte, Oddio, e lo ha aiuto. riportato prepotentemente nelle librerie, con un'edizione curata apposta, con, diciamo, la forma grafica, la veste grafica di Twilight, ma io sono pronta ad esprimere tutta la mia stima se delle ragazzine hanno scoperto Emily Bronte grazie a Twilight. Per me va benissimo. Quindi riconosco a Stephanie Meyer il merito di aver scritto una storia che funziona e di essersi confrontata con un passato così importante per la figura del vampiro. Non era facile inventarsi qualcosa di diverso rispetto a Intervista col vampiro o rispetto a Dracula, eh? Era abbastanza complicato, avrebbe potuto essere un flop colossale, invece è stato il successo mondiale che sappiamo. Mamma mia, sì, io vabbè, l'ho visto con lo spirito così un po' adolescenziale per Un po' dire, ragazzino, un sì. po' ragazzino, lo vedi con quello spirito, però un film che Sì. proprio mi ha tanto, tanto colpito è stato Dracula di Francis Ford Coppola, ovviamente, Certamente, perché secondo chiaro. me è stato meraviglioso dal punto di vista anche dei costumi, delle Assolutamente, ricostruzioni. su tutta la linea. Due attori favolosi, insomma, Sì. favolosi, e soprattutto anche una scena fondamentale che racchiude, secondo me, forse la più bella scena d'amore che c'è mai stata, secondo me, nella storia anche del cinema, perché in realtà veramente è un condensato lì, concentrato di tutto, di passione, desiderio, vita, morte, tutto Certo. stupefacente ai massimi livelli e così, quindi quella è una Bellissimo. cosa meravigliosa, è una scena meravigliosa e vabbè, magari facciamo vedere un pezzettino di Francis Ford Coppola, Dracula. Perché no? Ok, Certo. andiamo. Certo. Asenzio è l'afrodisiaco del io. La fatina verde che vive nell'assenzio vuole la vostra anima. Ma con me sarete al sicuro. Più bello di tutto il creato. Una terra al di là di una grande, vasta foresta, circondata da montagne maestose, rigogliose. Poi, ecco, dicevo, è anche sono anche sono venute fuori importanti anche queste figure sempre il rapporto tra Lican, no, i lupi e i vampiri, cioè nel senso anche questa cosa, da dove nasce anche il lupo, cioè l'idea del lupo, è una cosa che viene, la guerra tra Lican e vampiri, una cosa che viene dopo, cioè nell'era moderna, adesso con questa, oppure un. Allora, da quello che ho potuto leggere, in realtà la figura del licantropo, appunto dell'uomo lupo, l'uomo che durante le fasi lunari si trasforma in lupo, è abbastanza antica, risale. È antica, però l'associazione alla lotta tra Lica Esatto. e vampiri. Esatto, perché probabilmente, almeno in Twilight, la loro lotta è soprattutto a livello psichico, oltre che, diciamo, di dominio del territorio, Sì. perché i lupi, i werewolves, hanno la telepatia fra loro, quindi sentono i Certo. pensieri fra loro di tutti i componenti del branco, Certo. e sono gli antagonisti naturali dei vampiri. Tra l'altro, la cosa assurda che avviene in Twilight, che, diciamo, aggiunge un po' di pepe alla storia, è il fatto che un maschio alfa dei werewolves abbia l'imprinting con una mezza vampira e mezza umana, che è la figlia di Edward e Bella.
È qualcosa di veramente mai concepito prima nella storia della letteratura. Quindi probabilmente sono due figure che rasentano l'impossibile, l'inimmaginabile, e che però insieme coprono, diciamo, un campo di lotta per quanto riguarda proprio i valori e i principi umani che ha probabilmente affascinato molti autori e molte autrici. Ecco perché dico anche Stephanie Meyer, diciamo, ha recuperato questa leggenda antica dei Quileute, che risiedono davvero in quello stato, Sì. quello stato vicino Fox, e quindi ha, diciamo, aggiunto, ecco, un po' di sana competizione, che sicuramente è un valore aggiunto alla storia. Sì, infatti, ripeto, anche questa cosa io me la sono sorbita un po' tutta, ecco, questa saga anche di Underworld, insomma, lì che è vampiri, mi è piaciuta anche quella. C'è in particolare un film anche per te che ti ha colpito, magari, non so, nella cinematografia, oppure più o meno, a parte il Twilight, appunto, Twilight, è super Sì, bella. vabbè, come hai detto, Twilight ci fa tornare un po' ragazzine, no? Diciamo, Sì. c'è anche un articolo di Esther Zuckerman su The Atlantic che parla proprio di questo fenomeno delle mamme fans di Twilight. Cioè, è proprio codificato, cioè, è stato proprio così. C'erano le mamme che leggevano il romanzo mentre le ragazze erano a scuola. E poi sono andate insieme a guardare i film, un po' come ho fatto io con mia figlia. Però sicuramente anche le versioni, diciamo, più antiche di Dracula, parlo di quelle con Todd Browning, per esempio, di Todd Browning, no? Con Bela Lugosi, sono tuttora molto affascinanti, un po' il bianco e nero, un po' quest'autore con questo viso veramente pare venire dal... Non so, da un altro universo, da un universo parallelo. E quindi sicuramente nell'immaginario io collocherei anche i film più vecchi, diciamo così, che hanno Dracula come protagonista. Sì, quelli proprio, sì, i più vecchi che risalgono, sì, Quello di oddio. Murnau credo sia del Pazzeschi. 22, quindi parliamo, sì, 1922, quindi parliamo veramente degli albori della storia del cinema. Non è un caso che tra i primissimi film uno proprio abbia scelto di parlare di un vampiro. Cioè, era una storia che prepotentemente usciva dal romanzo per poter entrare, essere descritta sullo schermo. Mamma mia, ragazzi, adesso mi viene voglia di tornare a leggere Cime Tempestose, che è appunto, come Benissimo. dici tu, è una cosa, cioè, le sorelle Bront hanno veramente partorito dei capolavori, Eh comunque. sì, Perché sono le anche mie preferite Jane Eyre, in cioè, assoluto. delle Jane cose, Eyre, e ti e anche suggerisco l'altra, Anne Bronte e non Agnes Grey, che è il solito romanzo dell'istitutrice, che è la donna che vuole essere padrona della propria vita, eccetera, ma un romanzo molto poco conosciuto in Italia, che è La signora di Wolfell Hall, che è una storia molto avanti per Anne Bronte, che noi immaginiamo come questa ragazzina dolcissima Infatti. che cammina sperduta nella brughiera, che in realtà racconta la storia di una donna che fugge dal marito alcolista per farsi una vita da sola con suo figlio. Qualcosa di inimmaginabile in epoca vittoriana. È È pazzesco. scritto benissimo, quindi lo consiglio davvero a tutti. Considerato l'epoca, appunto, Certo, molto considerato avanti. Tre sorelle, veramente molto tre avanti sorelle l'epoca. veramente avanti, sì, capolavori, ma come ce ne sono di casi così, da Emily Dickinson, insomma, ci sono casi di Certo, cioè Emily Dickinson persone, in poesia non ha un figurati, paragone, cioè non ha un è alter chiaro, ego, è lei e basta. e sono persone che hanno vissuto lì, Esatto, non esatto. è che sono andate in giro per il mondo, ecco. Esatto, infatti ti Quindi. dirò, sono andata a vedere Emily, il film di Frances O'Connor su Emily Bronte, che è uscito credo a maggio, e sono rimasta molto delusa, ti dirò, perché per quanto la storia aderisca in parte alla storia raccontata normalmente, alla biografia della famiglia Bronte, e i posti, i luoghi siano molto suggestivi e siano molto vicini ai luoghi dei Sì. Bronte,
In realtà il messaggio che passa è che Emily ha scritto Cime tempestose dopo una delusione d'amore. Sì, è vero, passa questo messaggio, è vero, Ed immagino. è un messaggio che io contesto in toto, completamente. Cioè, se mi vogliono sminuire anche la figura di Emily Bronte, che non ha eguali nella storia della letteratura inglese e mondiale, che è una ragazza dall'immaginazione immensa, che ha partorito un romanzo che forse qualcuno definisce un romanzo d'amore, ma quello è un romanzo d'odio e violenza, non è un romanzo d'amore. Cioè, c'è molto poco amore, c'è molto più odio e violenza, vendetta. È un romanzo gotico, non per niente, proprio per questo motivo. E se pensiamo che una ragazza che ha vissuto quasi sempre nella canonica sperduta nella brughiera, con pochissimi rapporti sociali, abbia potuto concepire un romanzo così complesso a livello emotivo, a livello psichico, a livello proprio strutturale, a me non basta la spiegazione che si sia innamorata e delusa abbia scritto Cime tempestose. Scusate, ma io proprio mi dissocio da questa lettura, assolutamente. No, condivido, condivido, ma volevo chiederti anche un'altra cosa. Dunque, cosa pensi di fare nel prossimo futuro a livello di sviluppare determinate, non so, vai su una strada un po' sempre gotica, un po'. Allora, in realtà ti svelo, no, non è un segreto, diciamo, lo sanno in pochi. Sto scrivendo un libro su Heathcliff, il protagonista di Cime tempestose. Mamma mia, mamma mia. Penso per testimoniare la mia proprio pazzia assoluta per questo genere, per Altro questo. bellissimo, Tra l'altro. bellissimo, bello, dannato, bellissimo. Esatto, e la domanda è proprio questa: come può affascinare tanto uno che prende e ti tratta come, cioè, parlando per esempio di Isabella, no? Vabbè, adesso non entriamo nello specifico del romanzo, però voglio dire, è un uomo odioso sotto tanti punti di vista, e però questo fascino del bello e dannato è qualcosa a cui noi donne proprio difficilmente riusciamo a sottrarci. E quindi però mi interessa approfondire la storia e la geografia di Heathcliff nel romanzo. Adesso non so che cosa verrà fuori, poi magari ti informerò, ti aggiornerò. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma sei stata in quei posti? Sei andata E nella brughiera? Non purtroppo ancora. non ancora, però sì, è un sogno. Temo molto il momento in cui arriverò in quei posti, perché temo che non vorrò più tornare. No, immagino che non si torna. È un legame molto immaginario, molto molto forte con questi luoghi e con queste storie. Tu pensa che una volta su YouTube mi ha contattato una persona che vive, diciamo, in paesi affacciati sulla brughiera. E mi ha raccontato che quando cammina la domenica mattina, quasi sente le voci, sente Heathcliff che kamakase. Per dire questo, io non credo che ci siano le voci nella brughiera, però voglio far capire quanto sia forte il potere immaginativo di questo romanzo sui lettori e le lettrici. Cioè, è un uomo anche di una certa età, non è un ragazzino suggestionabile. Quindi il pensiero che questa persona cammini nella brughiera la domenica mattina per cercare questa suggestione, ascoltare le voci di Cathy Heathcliff, fa veramente molta impressione e la dice lunga sul potere di Cime tempestose. Mamma mia, no, sono posti che anche evocano Molto tantissimo, evocativi, sì, sì, molto molto sicuramente. evocativi. Senti, non so, dimmi tu se vuoi dire qualcosa, se no io guarda, sono già pronta ad andare a comprarmi subito il Dracula che mi hai assolutamente Sì, guarda, suggerito. sono molto contenta anche della bibliografia e della sitografia, Ecco, della sitografia anche, sì. sì, che è venuta fuori grazie alla mia editor Elisabetta Pagliuca di Argento Dorato, perché è una bibliografia che, se approfondita, aiuta ad avere uno sguardo maggiore, molto più ampio sulle storie di vampiri. Io, diciamo, nei miei saggi tendo sempre
Perché secondo me è questa la forza della letteratura, stimolare, andare, far andare alla continua ricerca. Quindi è con quest'idea che abbiamo ideato la bibliografia e la sitografia con Elisabetta e credo che sia molto interessante andare proprio a ricercare sia i volumi che i siti che vi suggeriamo perché chiaramente Certo. vanno ad ampliare sia le immagini che proprio le notizie che io ho raccolto per sempre. Senti, io lo so, ti ringrazio tanto e ti rinvito assolutamente perché, insomma, No, quando io che ringrazio te per la mi menzione. arrivi qui con ti invito subito, immediatamente sei prenotata, no, Benissimo. mi fa un gran piacere, mi hai fatto tornare veramente nella brughiera, ecco, nella brughiera. E poi in questo periodo appunto di Dracula, perché comunque Dracula è insomma, una figura veramente pazzesca e ripeto, e tutto poi si racchiude anche in questa storia d'amore incredibile, perché poi alla fine è una storia d'amore appunto, oltre il tempo dove lui la cerca, la ritrova e quindi ha proprio un potere incredibile che si condensa tutto in quella e si concentra in quella frase, appunto, attraversato le ali, cioè attraversato gli oceani, appunto, del Oceani del tempo per tempo. tempo per trovarti, alla Tra fine l'altro, la proprio una trova. frase strutturata in maniera proprio Ma da penso maestro, che sia proprio una appunto, frase io non lo so, geniale. penso sia una delle frasi più belle in assoluto e poi, ripeto, vuol dire tutto, ecco. Quindi io ti ringrazio che tu sei venuta qui su Expedition, mi hai permesso di parlare, di far vedere e di ripercorrere questa figura del vampiro, del mito del vampiro. Io ricordo ancora questo tuo libro che è appunto Per sempre, appunto, Il mito del vampiro di Barbara Buttiglione. Argento Dorato, che è l'editore, che salutiamo. E niente, ci salutiamo, facciamo vedere ancora un piccolo pezzetto di film Certo, e bellissimo, poi ci rivediamo alla prossima. Veramente con piacere. bellissimo. Grazie, grazie Barbara, È grazie. stato un piacere, grazie a te, grazie a Grazie a tutti. tutti. Ciao. Ciao. Quanti anni hai? 17. Da quanto tempo hai 17 anni? Da un po'. Tu non sai quanto ti ho aspettata. Io voglio te. Sempre.